Amici di RB Casting, siamo in compagnia di Lucrezia Lante delle Rovere, perché l'ultima volta ho detto che mondo della Rovere. Siamo qua con la Allora, nel ruolo di Barbara, torniamo a fare in serie, visto che hai un ruolo importante, il ruolo di una mamma che va a salvare il figlio. Avete girato in quattro posti diversi, Singapore, Malesia, Italia. Come è stato girare questa cosa? È stato una bellissimo. No, non mi guarda che mi fai. Ciao, la faccia da pirla. No, sono tre volte che continuo a darmi il suo bigliettino da visita. Perché sono un po' innamorato, quindi c'è quello. Dentro questo corpicino c'è un cuore. C'è un cuore, esatto. Torniamo al ruolo di Barbara. Allora, ho fatto un ruolo bellissimo, perché mi pare. Ho fatto una cagata, non lo so. Allora, ruolo di Barbara. Allora, questo ruolo non volevano farlo fare perché era un ruolo drammatico. Allora c'è questo problema in Italia, che se ti vedono appunto allegra, solare e scherzosa, perché sì, sono così, e dicono no, lei non può fare il ruolo drammatico. Invece l'ho fatto e c'è pure vinto un premio, e quindi sono molto soddisfatta, e più siamo andati in Malesia, in mezzo alla giungla, in posti bellissimi. Pensa che tante attrici, siccome abbiamo fatto il provino per fare questo film, non volevano andare all'estero, non volevano andare a fare questo film per non andare fuori Italia. Quindi io mi candido, se la Rai o chi per lei ha intenzione di fare film all'estero, io sono una viaggiatrice. Rai anche agenzia viaggi. Rai agenzia viaggi, sono pronta a fare qualsiasi esperienza. Senti, sei andata a toccare un tema un po' importante, io cerco di fare il serio, ci provo. Quello comunque, ad esempio in Thailandia, so che c'è quasi la pena di morte, vedo pure per tutta la droga. E c'è questa storia, non so se ricordi, un po' di anni fa, una ragazza che era stata in vacanza in Maldive, era stato trovato con dei semini di marijuana ed è stato in galera per questa cosa. Quindi è andato a toccare un tema che comunque parla un po' di verità. Assolutamente, una storia, a parte che può succedere a qualsiasi donna, a qualsiasi mamma, perché un figlio che va a fare del volontariato in uno di quei paesi può succedere. È vero che ci sono delle pene fortissime, anche se ti trovano un po' di fumo. In questo caso, il mio figlio, che è sempre Emanuele Bosi, si innamora di una ragazza che è stata comprata, quindi una schiava, che è stata comprata da un narcotrafficante. E quindi il mio figlio viene allontanato e lo allontanano mettendogli dell'oppio nello zaino. In quel caso lì va direttamente, gli buttano la chiave. Finire in quei paesi con la chiave buttata, insomma, la passione. Come si dice a Roma, sono cavoli, anche se non dire altro. E quindi innesca un meccanismo, no, di dramma nella vita di questa donna, che prende l'aereo, parte e si ritrova ad affrontare da avvocati in una lingua diversa, poi una donna che vive. Barbara è una maestra, insegna l'asilo, vive a Orvieto, quindi in una situazione proprio pacifica, di provincia italiana, in mezzo ai bambini, e a un certo punto si trova a casa buttata in una storia drammatica, urgente, con un processo imminente, con delle prove da portare a questo processo, e anche a scoprire qualcosa di se stessa, che forse non sapeva, non conosceva il suo coraggio, forse non conosceva la capacità forse di rinnamorarsi, poi in questa avventura le si apre anche il cuore forse verso un'altra persona, anche se non succede niente, naturalmente lei è tutta concentrata sul figlio. E quindi è un viaggio anche iniziatico per questa donna rispetto alla conoscenza di se stessa. Senti, ultimamente stiamo vedendo sempre un po' queste bellissime fiction, che però sempre un po' tragiche, sempre di esperienze molto forti, molto crude. Quando secondo te riusciamo a vedere comunque la televisione pubblica qualcosa di un po' più allegro? Ma non sono d'accordo che ci siano soltanto cose tragiche. È comunque molto forti, molto reali, abbiamo sono visto d'accordo una madre, con te, abbiamo... Sono d'accordo con te che sarebbe bello fare anche un po' più di commedia. Ma commedia vera, commedia è molto difficile da scrivere, è il mio sogno quello di fare la commedia pure. Ieri sera sono andata a vedere Mamma Mia, sono uscita con un'allegria, una vitalità, e credo che sia un'iniezione di terapeutica per le donne, soprattutto per le donne
che sono più giovani, andare a vedere come ancora sono vitali, di come sono, e questo va trasmesso anche con un film, no? Sarebbe bello poterlo fare anche con una fiction. Senti, inizia settimana prossima il Festival del Cinema a Roma. Cosa ne pensi di questo Festival del Cinema di Roma? Ti vedremo innanzitutto? Penso... Penso poco, perché non mi sembra che sia organizzato molto bene. È un approccio diverso. Perché? Perché... Non lo so, mi sembra che non ci sia un grande coinvolgimento. Non lo so, penso che... Io non sono stata coinvolta da questa manifestazione. Forse è troppo nuovo, troppo giovane, ancora non ho capito bene. Però, insomma, vabbè. Noi ti ringraziamo, è stata gentilissima, grazie.